Vediamo adesso la seconda legge di Kirchhoff, quella chiamata alla maglia, quindi che prende in considerazione la maglia di un circuito elettrico. Facciamo un esempio di una generica maglia. Supponiamo che appunto questa sia una maglia isolata all'interno di un circuito elettrico più grande, una maglia generica composta da bipoli generici che per adesso non ci interessa identificare. Bipoli possono essere bipoli attivi, bipoli passivi. Una maglia sappiamo essere composta da un circuito chiuso. Supponiamo che con i metodi di identificazione che conosciamo abbiamo identificato le correnti nei vari rami della maglia. Adesso non è particolarmente importante l'identificazione delle correnti, ma sappiamo che dalle correnti poi, applicando le varie convenzioni dei segni di interesse, andiamo a identificare le tensioni. Supponiamo che questi bipoli siano ad esempio tutti dei bipoli passivi, quindi indichiamo con il più il morsetto di entrata della corrente, con il meno quello di uscita. Quindi questa maglia, questo percorso chiuso sia identificato, ho scritto due volte VC, questo è VD, sia identificato in questo modo e abbiamo identificato sia le correnti che le tensioni. Quello che ci interessa a noi nell'applicazione della legge di Kirchhoff alla maglia sono le tensioni che incontriamo lungo la maglia. La legge di Kirchhoff alla maglia ci dice che la somma algebrica ricordiamoci che algebrica significa consegno, quindi più o meno quindi la somma algebrica delle tensioni lungo la maglia è uguale a zero. Quindi la formulazione è molto semplice: la somma algebrica di tutte le tensioni che noi incontriamo lungo la maglia è uguale a zero. Quindi abbiamo identificato la maglia, abbiamo identificato tutte le tensioni presenti. Quello che dobbiamo fare non è altro che decidere da quale punto partiamo nel percorrere la maglia. Supponiamo di partire dal punto che identifichiamo con A qua in alto a sinistra. Supponiamo di stabilire un verso di percorrenza della maglia di tipo orario, quindi partendo da A incontreremo, percorrendo la maglia, via via tutte le tensioni presenti. Ogni volta che incontriamo la tensione dovremo scrivere nella somma delle tensioni, la tensione che abbiamo incontrato, attribuendo alla tensione o il segno più o il segno meno a seconda del segno che incontriamo del primo morsetto che appunto della tensione che incontriamo percorrendo la maglia. Supponiamo di voler assegnare il segno positivo alle tensioni che incontriamo dal morsetto identificato come positivo. Cioè, percorrendo la maglia, noi incontriamo una tensione e la incontriamo per prima col primo segno, decidiamo di rispettare quel segno nella scrittura della somma algebrica. Quindi, per capirci, nell'esempio che stiamo facendo, partendo da A, incontriamo la tensione VA e la incontriamo col primo segno più,
arrivando da sinistra, quindi la VA sarà positiva, poi proseguiamo nella maglia, incontriamo la VB ancora dal suo morsetto più, quindi sarà ancora più VB, poi proseguendo lungo la maglia incontriamo la VC, ancora una volta dal morsetto più la incontriamo, quindi VC, poi troviamo la tensione VD e la incontriamo questa volta dal segno meno, quindi sarà meno VD, e ritorniamo al punto dal quale siamo partiti A, quindi abbiamo percorso l'intera maglia, abbiamo riportato tutte le tensioni, le abbiamo riportate algebricamente rispettando il segno del primo morsetto che incontriamo per ogni tensione, e questa somma algebrica, abbiamo detto, per la legge di Kirchhoff, deve essere uguale a 0. Per capire il fatto che la tensione lungo la maglia sia uguale a 0 è abbastanza evidente nel momento in cui, partendo da un punto, torniamo nello stesso punto, la differenza di potenziale di un punto rispetto a se stesso deve essere 0, quindi partendo da quel punto, se noi sommiamo tutte le differenze di potenziale che incontriamo fino a ritornare allo stesso punto di partenza, questa la tensione complessiva deve essere uguale a 0, perché non c'è differenza di potenziale fra un punto con se stesso, quella differenza di potenziale sarà ovviamente uguale a 0. Quindi abbiamo dato la definizione della legge di Kirchhoff alla maglia, che è questa. Vediamo un esempio pratico di applicazione. Consideriamo un circuito, vediamo, fatto in questo modo. Non limitiamoci a una maglia, facciamo un circuito con più maglie. Adesso andremo a identificare tutte le maglie presenti, aggiungiamo qua un generatore di tensione, quindi supponiamo che il circuito sia questo, un generatore di tensione VG, questi siano tutti i resistori R1, R2, R3, R4 ed R5, identifichiamo i nodi del circuito, sono questi. Per questo primo esempio identifichiamo anche tutti i punti e tutti i morsetti dei terminali dei bipoli, in modo da poterli enumerare e per descrivere più facilmente il circuito, quindi siano A, B, C, D, E, F. In realtà i nodi del circuito sono solo B ed E, i punti in cui convergono più di due rami del circuito. Poi ricordiamoci, C e D in realtà è un unico punto, qua c'è solo un tratto grafico di unione senza bipolo, ma chiamiamoli ancora come se fossero separati, C e D, soltanto per convenienza di descrizione, anche se in realtà questo è un unico punto in comune. Allora, come procediamo? Procediamo sempre allo stesso modo, identifichiamo tutte le grandezze elettriche. Partiamo dalle correnti, è un circuito in cui sono presenti tre rami, che sono i rami che fanno capo ai nodi B ed E. Diamo alle correnti dei versi nei tre rami, ogni ramo una corrente sappiamo essere diversa dalle altre in generale, quindi supponiamo che questa sia la IA e la attribuiamo con questo verso scelto a piacere. Non ho motivi per scegliere IA in un verso piuttosto che nell'altro, diciamo. Poi questa sia la IC, ad esempio in questo ramo a salire, e in questo ramo di sinistra invece abbiamo la presenza del generatore di tensione, quindi rispettiamo la convenzione sui segni per i generatori, indichiamo la corrente uscente dal morsetto più del generatore, quindi questa sia la I. Le altre le abbiamo chiamate IA e IC, questa sia la IB uscente dal morsetto più del generatore di tensione. A questo punto, avendo identificato tutte le correnti,
nel rispetto della convenzione dei segni per i bipoli passivi, identifichiamo tutte le tensioni che mancano. Abbiamo la V1 ai capi di R1 col più dove entra la corrente IB del ramo, proseguiamo V2 col segno più dove entra la corrente, la V3 dove entra la IA in R3, poi la IC definisce una V4 qua e una V5 col segno più a sinistra qua, rispettando appunto la convenzione sui segni. In questo circuito quante maglie sono presenti? Sono presenti tre maglie, identifichiamole facilmente. La maglia, chiamiamola di sinistra, quella che partendo da A percorre i punti A, B, E attraverso R3, F e ritorna da A, quindi la maglia, chiamiamola piccola di sinistra. Una maglia di destra che parte da B, C, D, E e ritorna a B, e una maglia, potremmo chiamarla la maglia esterna, che partendo da A percorre il percorso A, B, C, D, E, F e ritorna da A. Quindi vedete tre percorsi chiusi che non ripassano mai per lo stesso ramo e sono le tre maglie nel circuito. La legge di Kirchhoff alla maglia mi consentirebbe di scrivere un'equazione per ognuna di queste maglie. Identifichiamone una, prendiamo la maglia di sinistra, supponiamo di scegliere un verso di percorrenza, continuiamo in verso orario, supponiamo di partire ad esempio dal punto E nel percorrere la maglia. La scelta del verso e la scelta del punto di partenza sono lasciati alla nostra libera scelta, appunto, quindi sono scelte arbitrarie che sto facendo. Supponiamo di partire da E, a questo punto rispettiamo sia il verso che ci siamo dati di percorrenza sia i segni identificativi delle tensioni che incontriamo lungo la maglia. Quindi partendo da E incontriamo lungo la maglia per prima la tensione V2, la incontriamo dal segno meno, quindi avremo meno V2, poi incontriamo la V1 anch'essa dal segno meno, quindi avremo meno V1, continuiamo a percorrere, incontriamo la VG e la incontriamo questa volta dal segno più, quindi avremo più UG. Poi ultimo ramo della maglia, incontriamo la V3 dal segno più e quindi avremo più V3. Siamo ritornati al punto E, quindi abbiamo concluso il percorso lungo la maglia e quindi questa somma algebrica di tensioni deve essere uguale a 0. Quindi ricordatevi, dovete riportare tante tensioni quanti sono i bipoli che incontrate lungo la maglia. Ovviamente potrei scrivere l'equazione di Kirchhoff all'altra maglia, ad esempio quella di destra, e potrei scrivere anche l'equazione di Kirchhoff alla maglia esterna, quella grande, diciamo così. È necessario o è utile scrivere tutte queste equazioni? No, in realtà no. Se io scrivessi le tre equazioni delle tre maglie presenti nel circuito, scoprirei che una di queste tre è inutile. Inutile nel senso che non mi dà nessuna informazione aggiuntiva rispetto alle grandezze elettriche, correnti e tensioni che non mi siano state già fornite dalle altre due equazioni. Quindi in un circuito composto da, chiamiamo, diciamo, n maglie, un numero n qualunque, io vado a scrivere n-1 equazioni. Potrei scriverle tutte n, ma una di queste n equazioni è inutile perché mi fornisce informazioni e relazioni fra grandezze che sono già espresse dalle altre n-1 equazioni. Quindi nel nostro circuito d'esempio fatto da tre maglie io ho utilità e interesse a scrivere due equazioni di Kirchhoff e non la terza, che non mi dà nessun contributo positivo. La stessa cosa vale anche per la legge di Kirchhoff ai nodi. Quindi in un circuito con, diciamo, K nodi, K anch'esso un numero
a piacere, qualunque sia il numero k di nodi presenti, il numero di equazioni che io vado a scrivere sarà k meno 1, le equazioni utili. Quindi n maglie, n meno 1 equazioni, k nodi, k meno 1 equazioni di Kirchhoff ai nodi. Questo vale in generale per qualunque circuito. Le due leggi di Kirchhoff sono alla base di qualunque lavoro di analisi di un circuito per la determinazione delle grandezze elettriche.